E benvenuti su Retro Flash, dove vi consigliamo un gioco. Questa volta il gioco lo consiglia Sansa ed è Zombie Ate My Neighbors. Sì, esatto, neighbors. Non so neanche se l'hai pronunciato bene, Zombie, ma vabbè. Megaborgenes. Ecco, praticamente questo è uno dei vecchi giochi che tipo al quale penso si siano ispirati tutti i giochi moderni sugli zombie. Infatti era uscito su SNES e Mega Drive attorno al 93, se non sbaglio, prodotto da cioè sviluppato da Konami e pubblicato e ideato da invece la LucasArts, che purtroppo ha chiuso i battenti poco tempo fa, come tutti sapremo. Comunque, questo gioco ci metteva nei panni di questi due ragazzini che, armati di vettovaglie, oggetti... Ma che... Cioè, tipo, lanciano... Che sputo, tipo... No, hanno come arma primaria delle pistole ad acqua. Poi, però, tutti gli oggetti che trovi in mezzo ai livelli puoi usarli per distrarre gli zombie o colpirli, tipo piatti, frutta, verdura. Sì, ma me lo ricordo sto gioco. Forchette. Quindi proprio... E la missione principale è quella di recuperare appunto questi sopravvissuti in giro per i livelli. Un bimbo gigante! Oddio, madonna, fa paura. Questi sopravvissuti in giro per i livelli, infatti si è appena visto il livello finale che dopo il boss ci mette all'interno degli studi stessi della LucasArts, dove potremmo incontrare tutti gli sviluppatori. Ecco i sartarelli, mi ricordo, quelli che passavi da un giardino all'altro. Sì, una volta ci giocai a sto gioco. E addirittura si può incontrare il mitico George Lucas. Addirittura wow, sì, negli studi. Che onore. Niente, si tratta di una specie di survival horror co-op in salsa retro. I livelli erano molto molto difficili, cioè erano proprio dei labirinti veri e propri. Era veramente un gioco tosto. Cioè non c'erano punti di salvataggio, non c'era cosa. Infatti mi pare che in tutte e due le versioni di questo gioco c'era la possibilità di avere una password alla fine di ogni capitolo. Ah, e poi, sì, cioè, nonostante sia vecchio, attualmente stanno riproducendo spesso questa grafica così un po' isometrica. Sì, esatto, ma simili isometrica era. Sì. C'è anche un gioco, non mi ricordo come si chiama, sempre di zombie, uscito su PlayStation Network che... È molto simile. Battle of Suburbia, una roba del genere. Sì, comunque no, è vecchio, ma è attuale, diciamo, perché adesso... Esatto, stanno... ma la cosa divertente è che parodizzava un po' tutti i personaggi dei film horror di serie B, come appunto quello con la motosega e la maschera sì, da hockey, sì, ecco. La bambola assassina, come possiamo vedere adesso, sì. I vari zombie, il lupo mannaro, c'erano anche delle pozioni che se tu le bevevi diventavi te stesso un mostro, quindi eri tipo invincibile e super potente. Dottor Jekyll e Mr. Hyde. Cioè, era veramente divertente. Era veramente divertente. La cosa carina qua che vedo è che puoi anche cioè, non è che c'è il percorso, devi poi anche distruggere. Tipo, non so, la siepe. Sì, ma era pieno di easter egg. Cioè, era veramente bello tosto e lungo da affrontare. Comunque, cliccate mi piace alla nostra pagina Facebook. Iscrivetevi al nostro canale. Iscrivetevi al canale di Nerds Inside 96. Bella! E niente, ci rivediamo il prossimo martedì con un altro Retro Flash. E bella per tutti voi. Bella per voi. Bella per voi. Bella per voi. Avete rotto il cazzo a copiarmi bella per voi. Vi ammazzerò la famiglia.